seconda edizione del Film in sì. Italy Sardegna Festival, quest'anno ancora più bello. Certo, guarda, siamo al Forte Arena, Fort Village, un posto meraviglioso. Stasera grazie a Giannuzzi, grazie al governatore, grazie alla Sardegna, alla Film Commission, ai ragazzi dell'Università di Cagliari, a Massimiliano Arcangeli, a tutta l'Academy. E quindi stasera seconda edizione, opening gala, seguiteci con Eva Longoria e Domino di Brandi. I see where we are together and see tick to tick. Tempo libero, follie, viaggia all'estero, ma che niente al mondo è così bello. Star mondiale e qui stasera canterai per noi. Certo, sempre canterò per voi. È uno sbaglio se registri. Stasera presenti qui, cosa fai? No, no, assolutamente niente, mi premiano, non so perché, fatti loro. Io me lo prendo il premio, lo porto a casa a bagaglio a mano, quindi vediamo un po' se è un premio in natura, quindi che ne so, un po' di Bruceddu, un po' di Seadas, delle Seadas. Sei qui perché verrai premiata, giusto? Sì. Anche per la tua attività rivolta al sociale. Me la racconti questa tua attività? Ma io ho capito un po' di anni fa che se vogliamo renderci utile in questa vita dobbiamo dedicarci agli altri. Abbiamo tutto, siamo molto fortunati e purtroppo ancora nel 2019 ci sono persone che muoiono di fame, ci sono persone che vivono in condizioni igieniche non accettabili, ci sono bambini che non vanno a scuola, c'è un fortissimo analfabetismo e quindi io ho iniziato a fare la volontaria per Fondazione Francesca Rava, ci occupiamo di problemi legati all'infanzia sia in Italia che nel mondo. Madrina dei corti, giusto? Esatto, la madrina dei corti. Quest'anno abbiamo 300 ragazzi dall'università, degli studi di Cagliari, dal liceo, dal convitto. E questi ragazzi hanno fatto tantissimi corti, meravigliosi corti, sull'ecosostenibilità. Sarà qui a caressarti così, parlarti così. Giannuzzi, lei è il patron di questo villaggio fantastico, non so se è giusto chiamarlo villaggio, il Forte Village. No, più correttamente è un villaggio d'alberghi, infatti al suo interno abbiamo 8 alberghi. Allora, un villaggio di alberghi che ospita anche quest'anno per la sua seconda edizione questo importante festival. Siamo onoratissimi perché in effetti è cominciato l'anno scorso quasi per caso, all'ultimo minuto, e poi siamo riusciti a mettere su un evento veramente spettacolare di cui si è parlato molto negli ambienti cinematografici, al punto che insomma quest'anno è un'edizione ancora più corposa, piena di grandi artisti, grandi protagonisti di fiction, premi Oscar, quindi credo che veramente ormai sia assurda ad un livello di assoluta qualità internazionale. Ma che bello è stare insieme, G2G.